17 gennaio, seconda domenica del tempo ordinario, ma dobbiamo ricordare Sant'Antonio Abate. Sappiamo qualcosa di lui, della vita che scrisse Sant'Atanasio, che fu collaborato da lui nella lotta contro gli ariani. Antonio Abate, una storia un po' la sappiamo, leggendo il tratto di Vangelo, ma vedendo che lei danno a poi seguimi, vendette tutto quello che aveva, diede tutto ai poveri, si fece una specie di celletta, poi andando in chiesa e leggendo un altro passo. Chi mi segue dovrà annunciare a suo padre, a sua madre e a tutti i suoi beni. C'era qualche cosa di sua sorella, d'accordo con sua sorella, che si fece religiosa, vendettero i beni. Poi si ritrovò nel deserto ed è il primo eremita che poi del resto visse lunghissimi anni. Sono celebre per le tentazioni di Sant'Antonio Abate e anche è rappresentato come un porcellino perché è protettore degli animali. Sant'Antonio Abate è protettore anche degli esorcisti perché i demoni fuggivano alla sua presenza. Il Vangelo di oggi ripreso, tante volte abbiamo letto, da San Giovanni, capitolo primo, versetti 35-42. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo. E lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il Vangelo di San Giovanni è scritto per ultimo. E si presume che gli scrittori o i redattori siano diversi, perché risale alla fine del primo secolo o all'inizio del secondo secolo, però si riferiscono a Giovanni, l'apostolo che diventa evangelista, quindi il contenuto, la sostanza è di Giovanni, l'elaborazione è dei redattori. Tant'è vero che quando c'è scritto Rabbi, che significa maestro, stanno scrivendo a gente che non è ebrea, sono già cristiani della terza generazione.
E quando abbiamo trovato il Messia, che significa Cristo, e poi ancora quando fissa Pietro, o meglio Simone, tu sei Simone perché di Giovanni, da ora in poi ti chiamerai Cefa, cioè Pietro. Questa elaborazione la dice tutta per la chiamata che è fatta ai primi due discepoli e poi anche quattro dietro l'indicazione di Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio, che come buoni ebrei capirono che significava l'agnello di Dio. Però la riflessione che io voglio condividere con voi è questa. Dato che la prima lettura parla della chiamata di Samuele, la seconda lettura di San Paolo parla delle membra di Cristo che devono essere come membra di Cristo e tempio dello Spirito Santo puliti, al di là di ogni impurità, sia quella nel senso ebraico, sia quella in cui noi ormai nel nostro gergo si dice peccati di lussuria. Perché la riflessione è questa: chi segue Gesù e sta con Gesù, quello che sembra impossibile all'uomo diventa facilissimo a chi segue Gesù. E noi che siamo stati tutti battezzati, e se coltiviamo il battesimo ricevuto da bambini, ma dico anche da adulti, che è una nuova nascita anche da adulti, esige una crescita, la crescita che non deve far perdere il germe che il Signore ha dato, cioè essere uniti a Lui. Quando si è uniti a Lui si diventa cristiani, cioè, ecco, se Cefa, Pietro è da pietra, cristiano è da Cristo. Quindi la chiamata che noi abbiamo è quella di essere di Cristo, che è tempio dello Spirito Santo, che con la prima persona della Santissima Trinità fa comunione, Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi battezzati per mezzo di Gesù Cristo e con la potenza dello Spirito Santo, quella che aveva, già si vede dal battesimo nel Giordano, il nostro Signore Gesù Cristo, ce l'abbiamo anche noi. Per cui quando si dice che le beatitudini sono utopistici, cioè è impossibile praticarle, e i comandamenti di Dio sono lo stesso, e poi le beatitudini sono la quintessenza non solo del Vangelo, ma anche della legge di Dio rinnovata, l'amore di Dio fortissimo. Per cui qualcuno dice che sembra tutta una favola, un romanzo. Invece noi sappiamo che è realtà. Realtà in quanto quello che era impossibile diventa possibile a quelli che vivono il battesimo e crescono nell'intimità con Cristo. Allora è facile la castità, è facile il perdono dei nemici,
e facile l'espropriazione delle proprie cose, dei propri affetti e dei propri beni. Per cui si è già in questa terra, già unita al Signore, come se ci fosse in paradiso. E se si osservasse bene il battesimo, saremmo già in paradiso. Anche chi non è battezzato, se veramente osserva la legge dell'amore di Dio e del prossimo, anche lui, come se fosse battezzato, è in paradiso. Al contrario, quando non c'è Cristo, ti allode la violenza, l'impurità, i disordini, le orge e cose simili, perché l'uomo è portato a delinquere, a lasciarsi andare. Ma noi no, noi che siamo di Cristo, siamo membra viva di Cristo e quindi non è impossibile amare i nemici o tenersi casti. Amen. Quindi avere la benedizione che noi diamo e riceviamo è quella di domandare e avere la consapevolezza che siamo membra vive di Cristo. Come Cristo è vivo e ci dà la vita eterna, che inizia col battesimo e non termina mai, perché seguendo Gesù Cristo e ascoltandolo, perché la fede viene dall'ascolto, dall'aver sentito che Gesù è l'agnello di Dio. Dopo l'ascolto viene la sequela. Con la sequela viene l'intimità, dove abiti. Venite e vedrete, cioè state con me, dimorate con me. Nel Vangelo di San Giovanni è detto magari esplicitamente, chi dimora in Dio, Dio dimora in lui e l'amore di Dio non cessa mai. Con l'amore di Dio ricevuto e accettato, l'uomo, anche nella sua debolezza, riesce a superare tutte le tentazioni, come Sant'Antonio Abate e anche altri santi. Perché in Cristo è la nostra forza, è la nostra gioia. Con Cristo e per Cristo è il paradiso, anche sulla terra, perché inizia già col nostro battesimo. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su di voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Il Signore volga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e come rimanga sempre, specialmente sugli ammalati più gravi, su quelli che l'assistono, sui disoccupati, sulle persone incarcerate, le persone sole, abbandonate e disperate. Perché giunga loro la consolazione di Dio per intercessione della Vergine Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, Sant'Antonio Abate, tutti i santi e tutti gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, che scaccia la testa con la sua spada al demonio. Amen. Alleluia.